Benvenuti a questo nuovo incontro con l'autore. Qualche tempo fa ho avuto il piacere di conversare con Loredana Manciati, artista pittrice. Questa volta l'ho rinvitata e l'ho disturbata nuovamente per parlare della sua doppia anima, ovvero sia quella di scrittrice. Benvenuta e bentornata, Loredana. grazie molte di questa opportunità, perché poi la pittura è in crisi, ma insomma i libri un po' meno sembrerebbe, però ne Ti parleremo. ringrazio anche perché vedo che hai allestito il tuo spazio come una piccola quinta scenica che ci dà la misura appunto della tua attività di scrittrice, mentre il pubblico vede alle mie spalle la copertina del libro da cui partiamo. Di che cosa vogliamo appunto parlare osservando questa copertina straordinaria su cui poi ci sono anche delle novità? Allora, diciamo che questa copertina è un mio quadro, è un mio quadro che appartiene un po' al percorso, un altro tema che io amo molto, che è il viaggio. Amo molto anche il mare, non, per questo non sono una navigatrice. Per scrivere questo libro, La Nova Giulia è il racconto di un viaggio in mare, una barca oltre le tempeste, su un uovo ligure, che viene ricostruito tramite una vicenda un po' particolare, un po' misterioso, da questo Serge che passa da un momento all'altro. È un romanzo classico, si è ispirato anche a quella che era la mia passione per la lettura dei classici e anche di Conrad, che per una ragazza sembrerebbe qualcosa di un po' distante. Ma io forse ho questo aspetto un po' maschile, tra virgolette, cioè mi interessano tutti questi aspetti che sono più legati a una figura maschile. Io però vorrei leggere questa, perché Orofino, che ha curato questa collana, ha Sì. scritto proprio queste pochissime righe, ma secondo me mi fanno onore. Bene. Allora, una visione, il mare, un viaggio, una nuova vita. Condensate in pagine di vellutata emozione, una storia aggrovigliata nei moti dell'anima che come onde durante la tempesta infrangono ogni barriera in cerca di quiete, riposo e senso. Beh, è una frase molto poetica, non dura. Ecco, Decisamente. e io sarò più pragmatica e dirò perché è una visione. Guarda, questa mi serve per fare la sintesi. Guarda, è un live incredibile perché non mi era mai venuto in mente. Allora, la visione è proprio perché lui si sta per gettare, perché ha perso la moglie e non da poco tempo, la sua Elena, e non sopporta l'idea, quindi è veramente in uno stato tremendo. Andava a fare questa escursione sulla falesia in alto, in provincia di Savona, e vede questa imbarcazione per un attimo, una visione però, perché sparisce subito, è un veliero meraviglioso. Lui si incuriosisce e decide di informarsi. E c'è un inizio dove si parla un po' di questi paesini nell'entroterra ligure che io ho visto a stento. Ho fatto tutto una. Beh, ho visto tanti documentari. Cioè. Comunque c'è tutto uno studio, perché poi quando lui ritrova questa imbarcazione che è veramente esistita, cioè lui la descrive a un maestro d'ascia, la ritrova in un rimessaggio, è lì che conosce l'egiziano. Scusa, il marocchino, praticamente cosa accade? Che viene ricostruita questa imbarcazione, adesso qui ci sono tante vicende, ha la conoscenza, ecco, condensata in pagine di rosata emozione, si intreccia questa storia, sempre la sua emozione, lui è ancora molto sofferente, trova questi due personaggi, Abdul poi si accompagna un altro, che sarà la sua ciurma, diciamo, usare un termine È una marinaresco. bellissima immagine, la ciurma dà proprio Ecco, l'idea di una condivisione sì, sono piena. pochi perché è piccolo, però lui si deve fidare, si fida di questa Abdul che lo aiuterà, farà strada di miniere, eccetera, quell'altro invece sarà il cammusiere, e poi per descrivere, quindi si parla, così sono le pagine di questo viaggio, che affronta da Savona. Arriva passando dalle isole Baleari, c'è una sosta, e quindi ho studiato tutto dalle carte nautiche,
tutto l'itinerario. Sì, è stato un un itinerario lavorone. che era possibile perché, e poi lui deve passare le colonne d'Ercole. Chiaramente è un viaggio simbolico. Le colonne d'Ercole sappiamo, no? Affrontare l'ignoto. E quindi sì, appunto una barca oltre le tempeste, anche lì ci sarà qualche, ma non cose stranissime, eh? Cioè sempre cose così abbastanza, sì, certo, mare d'onde alte, la barca reggerà, e ci sono tutti i termini marinareschi, questo lo voglio citare perché è una persona del Piemonte, non faccio il nome così per correttezza, che mi ha aiutato, essendo è stato lui un costruttore di un'imbarcazione, cioè si è costruita da solo. Praticamente mi ha dato una dritta, mi ha letto queste descrizioni, mi ha dato dei termini, perché studiarli su un manuale è un conto. E Certo. sentire una persona allora ho detto, no, raccontami tutto. E quindi ho detto, no, va bene, dice poi senza entrare troppo nel particolare, perché sennò diventa un falso, non è un trattato. Però ecco, alcuni termini, adesso, guarda, infatti non mi appartengono molto perché non me ne viene neanche uno, in bolina, la bolina, insomma, queste Sì, quei termini cose. misteriosi che ognuno di noi si affanna a mettere al posto giusto quando li legge in un libro, no? Per cui si immagina dove possano essere. Però bella questa nozione che hai condiviso con noi, l'idea di una ricerca profonda anche a livello lessicale per dare la verità alla narrazione, eh? Io scrittrice. Come sono diventata scrittrice? Per passione, forse lo ero sempre stata, come ho raccontato nell'altro appuntamento, però adesso qui lo ripeto perché magari Sì, qualcuno di voi si certo. vede un appunto. E in pratica per me è nata la parola insieme al disegno, il disegno insieme alla parola. Tant'è vero che facevo dei disegnini e sottoscrivevo delle piccole didascalie. Quindi c'è sempre questa unione tra la parola e l'immagine. Insomma, questo romanzo, io amo molto il romanzo, io ne ho letti tanti, quelli più classici, devo dire amo proprio il romanzo classico, vabbè, in chiave moderna, chiaramente scriviamo in un altro modo, no? Non è che possiamo scrivere come Victor Hugo, però sono i maestri Ecco, a di come questo si. proposito, scusa, ne approfitto per togliermi subito una curiosità. Il romanzo classico ha un ruolo importante, lo si percepisce proprio dalle tue parole, nella tua formazione di lettrice e di scrittrice. Se dovessi eleggerne uno a modello, hai già citato Hugo, ma è lui o è qualcun altro che ti ha guidato in questa tua attività? Guarda, io adesso non vorrei citare più i contemporanei perché insomma non è neanche carino. Cioè andrei, no, uno dice Bukowski, piuttosto cioè, dei nomi, o anche la Dacia Maraini, che ho conosciuto personalmente, per carità, quelli che sono nella contemporaneità, ognuno sceglie quelli che preferisce. Io sono stata una lettrice di classici, ma proprio classici, cioè da Maupassant. Vabbè, quelli di avventura, Balzac addirittura, cioè voglio dire, lo stesso Dickens, Quindi cioè ecco poi, letteratura francese e inglese, è possiamo abbastanza immaginarla così. Ecco, francese, sì, più francese, mi io trovo pareva di percepirlo. Sì. nella letteratura francese, io anche nella filmografia francese, anche contemporanea, io non sono recente. C'è sempre questa ironia e io amo molto anche per drammatizzare, perché questo sennò veramente questo libro è tutto il contrario di essere un polpettone, diciamo. Anche perché è molto breve e avrà un sequel che sto già scrivendo, Questa è la però novità che volevi condividere con noi. Che bello! questo è un impegno un po' serio, perché adesso ho sospeso un attimo perché questo viaggio attraverso le colonne d'Ercole deve arrivare a Essaouira in Marocco, Eh sì, eh. che è la terra di Abdul, perché loro si ricongiungeranno con le loro famiglie, anche l'altro, che erano partiti per il mondo. E anche su questo penso sono arrivata a vedere, perché è ambientato praticamente negli anni 80-90, quindi non c'erano i telefonini. Io ancora mi telefonino, insomma, il matto. Mi trattengo in quell'albero perché è più romantico, trovo poco romantico, però riuscirò, tra poco riuscirò a fare anche qualcosa
dove c'è lo smartphone, insomma, ci sono tutti gli strumenti, no? Internet, ancora sono in viaggio verso Stai questa cosa. navigando anche tu verso mete nuove, quindi un po' per Sì, volta ci è si arriverà. qualcosa di contemporaneo, però devo dire che insomma questo periodo qui è affascinante. E, no, ecco, volevo dire che mi sono informata perché quando è stato fatto l'editing di questo libro, sempre da Orofino, abbiamo fatto delle riflessioni. Per esempio, ma questi marocchini erano presenti, non c'era stata ancora un'immigrazione molto forte in quel periodo. Allora io sono andata a vedere, in realtà non era un'immigrazione molto forte, ma c'era, proprio guardando i flussi, e soprattutto erano di persone professioniste. Infatti lui aveva, Abdul era di famiglia, avevano delle imbarcazioni, aveva una flotta, diciamo, una flotta, erano pescatori. Erano Poi non pescatori. è Certo. cessata la crisi perché lì c'è stata pure la rivoluzione, no? O di cose di questo tipo, e quindi lui è venuto in Italia. Poi, voglio dire, non è, ecco, non è. Però bisogna chiedersi tante di queste cose, perché se no si rischia di dire, e questo vi faccio ridere, e faccio una confessione, che avevo detto che questi musulmani bevevano, invece per loro è vietato l'alcol. Allora ho dovuto sostituire. Beh, lì per lì, sai, non è che tu sei in quel mondo, no? Sì. Non mi era. No. Allora, e questo faccio ammenda. Loro poi l'ho dovuto correggere questo aspetto, bevevano Pepsi. Perché, sì, e questo mi sono informata che proprio più che la Coca-Cola bevono Pepsi Cola. Che bello, Pepsi, anche questo aspetto è molto molto curioso. sì. Allora Loredana, il nostro tempo a disposizione è purtroppo terminato perché mi piacerebbe continuare a chiacchierare con te, ma non solo della nuova Giulia, ma anche di altre esperienze, ma non è detto che questo sia il nostro ultimo incontro, anzi potrebbe essere il primo di una serie di chiacchierate per approfondire i tuoi libri. Ovviamente invitiamo alla lettura della nuova Giulia, anche in attesa di quello che sarà il sequel, e ti ringrazio davvero per aver condiviso con me questi piacevoli momenti. Alla prossima avventura letteraria. Saluti a tutti.